Ciao a tutti, siamo allo stabilimento MV Agusta di Schiavanna, un posto mitico, con questa moto, la MV Agusta Dragster 800RR. Se ci mettevano un'altra R mi facevano un favore. E siamo qui con Brian Gillen, che è il direttore tecnico e che ci spiegherà quelle che sono le novità di questa moto per il 2019, perché la Dragster in questa versione è stata profondamente rivista. Praticamente si può dire quasi sia una moto completamente nuova, perché motore, ciclistica, adesso ce ne parlerai tu. Allora, novità della 2019. Allora, la Dragster RR è stato completamente rinnovato, diciamo, andando dall'Euro 3 all'Euro 4. Dentro lì abbiamo rifatto parecchio del motore, dal primario, del bilanciamento, dei parastrappi, nel funzionamento della frizione, al cambio, gli innesti del cambio, per avere un cambio che nel passato, diciamo, siamo stati leggermente criticati per un cambio che era un po' ruvido di funzionamento. Adesso abbiamo un cambio che, sposato con la nuova elettronica, l'AES 2.0 e 2.1 sul funzionamento del quick shift up and down, è dato una bella svolta, diciamo, del funzionamento del cambio del motore. Il telaio è stato cambiato parecchio per avere un arrigidimento, diciamo, tra motore e telaio, per avere una torsione del telaio leggermente più vincolato. Dicevi che appunto sono cambiati gli attacchi. Esatto, dove c'era un tirante che attraversava tutto il moto in precedenza, adesso ci sono due bolone che attacca il traliccio direttamente alla testa del motore, avendo un attacco più rigido, e quello trasferisce in un cambio di direzione più rapido, più intuitivo, ecco. Senti, anche appunto il tracilindro è stato rivisto perché è Euro 4. Esattamente, Euro 4 in emissione gas di scarico, Euro 4 in rumore, Euro 4 in emissione di elettromagnetica, Euro 4 in tutto, sì. Senti, invece dal punto di vista estetico, io noto, vabbè, l'unica cosa che c'è in comune con la brutale è il serbatoio. Per il resto è una moto a sé, abbiamo veramente tanti componenti completamente nuovi. Certamente, la cosa più ovvia, a parte del traietto posteriore, sono i cerchi, che sono l'unico modello MV Agusta con i cerchi a raggi. Cerchi Kineo, poi scusate, guardate questa chicca, perché questa è veramente... Al di là che un passeggero qua è meglio non farlo salire se non per motivi di emergenza, come fantastico è anche il ponte di comando con i semimanubri regolabili e questo ammortizzatore di sterzo, che visto così non sembra neanche un ammortizzatore di sterzo, ma è un gioiellino. Specchi retrovisori all'estremità, strumentazione molto compatta, nuovo, possiamo chiamarlo cupolino? Un copper cruscotto. E questo fanale, anche questo decisamente piacevole alla vista, ma come tutta la moto in sé è veramente un'orgia di particolari. E dal punto di vista dei numeri, prestazioni del motore? Guarda, questo motore qui omologato c'è a 140 cavalli. Quello che abbiamo cercato di fare con la rivoluzione, diciamo, delle moto MV Agusta negli ultimi anni è dare, diciamo, non solamente la bellezza dell'estetica quando lo guardi, però anche a avvicinare la moto all'utente, che la moto ha sempre i limiti molto alti per un utente molto esperto, però abbiamo lavorato tantissimo su rendere la moto più facile, più intuitiva per le persone che magari sono nuove al mondo dell'MV Agusta. Un collegamento del comando gas che è molto intuitivo, si è collegato direttamente alla ruota posteriore, no? Magari oggi, provando la moto, hai potuto notare l'evoluzione, diciamo, nella gestione del full drive by wire. Oltretutto c'è la parte elettronica, appunto, con controllo di trazione regolabile su 8 livelli, la possibilità di intervenire con la mappa custom che è presente oltre le altre tre mappe standard, che sono la Sport, la Normal e la Rain. C'è appunto mappa custom con la possibilità di personalizzare la risposta del gas, il freno motore, tanti parametri che sinceramente io l'ho sempre usata la mappa custom su questa moto, però devo dire che la mappa Normal ha fatto un passo avanti, come dicevi tu, per la guida, la trattabilità del motore e la risposta soprattutto andando a spasso, non col, diciamo, col coltello tra i denti. Esatto, poi è quello insieme con il cambio elettroattuato, diciamo, con l'AES 2.1 up and down. Adesso la frizione lo utilizzi solo per partire o per fermarti, oltre quello la frizione non lo tocchi più. Vi abbiamo spiegato come è fatta, adesso andiamo a vedere anche come va. Ci vediamo dopo, ciao! La Dragster 800 RR 2019 rimane sempre lei, quel giocattolo bastardo che già conoscevamo. Dal punto di vista del comportamento stradale, sempre lei. Rapida, svelta, una saetta, molto stabile finché l'asfalto è bello liscio.
e le curve magari sono anche non particolarmente strette, un ambito dove lei diventa veramente un'arma letale. Però la vera differenza col modello precedente è nel motore Euro 4 e nella sua gestione elettronica, perché in pratica possiamo godere di una risposta del gas e di un comportamento in generale del tre cilindri più morbido. È più facile andare piano con questa moto, le risposte sono meno brusche. Ciò non toglie che quando si prende in mano il gas e si dà veramente la manata sulla manopola, questo motore sa essere ancora estremamente cattivo nonostante l'omologazione Euro 4. I 140 cavalli ci sono tutti. Davvero una bella accoppiata quella tra il tre cilindri e il cambio quick shift, uno dei più precisi e rapidi da utilizzare sia inserendo i rapporti sia in scalata. E poi ci sono queste coreografiche doppiette che fanno semplicemente godere. Adesso non è possibile tirare le marce al limitatore perché non ce n'è neanche la necessità e non ci sono neanche gli spazi, però vi posso assicurare che tira veramente delle vere e proprie fucilate. E poi gli scoppietti li lascio. È davvero una piccola bastarda sta moto. Due aspetti sono da valutare per questa Dragster 800. Uno è quello dell'estrema sportività del comportamento. Due è la mancanza di comfort, ma penso che effettivamente sia una voce che interessa poco al potenziale cliente o all'estimatore di questa moto. Comfort poi scarso per il solo pilota, anche perché il passeggero qua è meglio neanche considerarlo. Bellissime le pedane a scomparsa, però la porzione di sella è davvero minima. Come dicevamo, spingendo l'assetto risulta essere davvero perfetto. Fa fatica magari a copiare l'asperità e a dare un minimo di comfort, però quando si spinge veramente l'assetto rimane sempre molto molto coerente con la personalità e le caratteristiche di questa moto. Una cosa che non ci fa impazzire è la strumentazione, sia per quanto riguarda la quantità di informazioni che riesce a dare, sia per la leggibilità che soprattutto quando ci sono le giornate come questa, belle soleggiate, è davvero scarsa. Così come criticabili sono i comandi nei blocchetti al manubrio. La pulsantiera qui l'abbiamo criticata da sempre e rimane sempre la stessa, per cui un meno da questo punto di vista. Altri particolari invece ci fanno godere i semi manubri regolabili, ci fa godere questo ammortizzatore di sterzo che è semplicemente un'opera d'arte. Le finiture di questa moto sono davvero incredibili. Guardate come riprende. La cosa bella di questo cambio che mette dentro, spara letteralmente la porta a qualsiasi regime, anche andando veramente verso il limite dei 1500-2000 giri, lui prende tutti i rapporti, li inserisce. Davvero un quick shift con i fiocchi, difficile trovarne di così performanti sul mercato. Due dita sul freno e si fa tutto. Ottima la modulabilità, anche quella del posteriore, che si può sfruttare visto l'ampia impronta a terra del 200 del Pirelli Diablo Rosso 2 montata al posteriore, un bel 200 che dà un appoggio notevole in percorrenza di curva e anche in uscita di curva. Difficile provare la funzionalità dei controlli di trazione in questo frangente. Come non vale la pena andare ad esplorare i territori della mappa sport, è inutile avere una risposta più reattiva e più brusca di quella che abbiamo in questo momento con la mappa normal, che si adatta davvero a tutto. Un bel upgrade hanno fatto i tecnici per quanto riguarda la risposta del gas, molto meno brusca e con un on-off decisamente diminuito rispetto alla versione Euro 3. Prima, seconda, terza, quarta, quinta, sesta,
siamo a poco più di 2500 giri, spalanchiamo il gas e il tre cilindri con albero controrotante riprende in maniera molto lineare. Davvero un bel lavoro hanno fatto i tecnici per renderlo più fruibile e utilizzabile, senza peraltro perdere le caratteristiche di aggressività e sportività quando richiesto. Adesso è arrivato il momento di salutarvi, mi raccomando, partecipate ai nostri social, dubbi, perplessità, tutto qui sotto, scrivete, risponderemo. Ciao!